Eccoci qui, atto finale del campionato, Gran Premio di Abu Dhabi. Cosa devo dire? Devo dire che è un campionato che è abbastanza volato, non mi sarei mai aspettato di arrivare fino a qua, a questo punto, perché posso arrivare quarto, posso arrivare quinto e posso arrivare sesto. Quarto passando una Pulitan, tralasciando che si è ritirato a metà stagione. Posso arrivare quinto, non riuscirò a passarlo. Posso arrivare sesto perché magari Citti farà 11 punti in più di me. Questo è tutto da vedere. Ad ogni modo, parliamo un po' di quella che è stata la gara. Ho evitato il giro di qualifica, cioè di mostrarvi il giro di qualifica perché è stato un giro imbarazzante, ho fatto schifo. Ho girato un secondo più lento rispetto alle prove e potevo piazzarmi in terza posizione, ma pazienza. Per quanto riguarda la gara, gara 1 è stata un po' ferma, poi capirete meglio quello che intendo, mentre gara 2 è stata un po' movimentata al via e poi non è stata niente di che. Devo dire che sono veramente deluso perché mi aspettavo un atto finale decisamente diverso, non mi sarei mai aspettato di vedere soltanto 8 piloti al via. Tralasciando che i due della Arden erano solo del wildcard, ma tutti gli altri che fine hanno fatto? Avrei, voluto una gara a 12-13, una bella lotta in pista. Sinceramente, sono rimasto un po' deluso, un po' senza stimoli. Ho corso la gara con un morale un po' strano. Poi vabbè, per carità, si corre sempre in compagnia, io corro per staccare la mente e tutto, però proprio perché non ho nessun genere di obiettivo, la mia unica voglia è quella di divertirmi e fare un po' sportellata. Ad ogni modo, così è andata, c'è poco da fare. Vi lascio agli highlights. In bocca al lupo, Pippo. Non è l'atto finale che mi aspettavo, però non si può avere tutto dalla vita. Però sono un imbecille anch'io, però che...